Benvenuti a tutti, oggi vi mostreremo come sostituire la batteria e il display di un Redmi Note 5. Con me c'è Alberto Rodani. che è un ex artigiano digitale, oggi informatico, che ci mostrerà il processo e descriverà quello che accade durante questa operazione. Sto usando un iFlex per iniziare a scavallare la cover posteriore. Ehi, ci sono anch'io. Mi chiamo PC e tra un po' capirai a cosa servo. Ciao! Adesso cerco tra i miei strumenti, tra il mio kit di cacciaviti, la graffetta per togliere il carrello SIM e continuare lo scavallamento della retrocover. Ok, una volta aperto il cellulare mi predispongo per mettere un po' di ordine sul bancone da lavoro, poi cerco il cacciavite più idoneo, che può essere o a croce o Torx, in questo caso è a croce. Smonto lo speaker, subito sotto lo speaker troviamo il circuito di ricarica. In particolare in questo modello possiamo trovare uno strato leggero di biadesivo sotto lo speaker. Io vado a fare leva con le sesamo per scollarlo. Domanda numero 1, per 10 punti. Come si chiama lo strumento per rimuovere il carrellino SIM? Graffetta, spilletta o pinzetta? Ho scollegato il flat del circuito di ricarica. Ho scollato l'impronta digitale. Bravo! Se hai scelto graffetta, segnati pure 10 punti. Inizio a smontare il circuito di ricarica, ma mi rendo conto che serviranno altri strumenti che vi farò vedere più avanti. Domanda da 10 punti. Esistono attrezzature specifiche per smontare i cellulari? Sì, ed è necessario averle tutte. No? Puoi trovare tutto quello che ti serve all'IKEA. In gergo viene chiamato chicles. Parte che noi riteniamo indispensabile è la manualità. Lo si ottiene solo, purtroppo, facendo esperienza. E facendo esperienza si fanno i danni. Esatto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Schiaccia like, condividi, ma non siamo su YouTube né su altre cose. Vi saluto Alberto, che anche grazie a lui, vieni un po' di giù, fatti vedere in faccia, per favore. E alla Ehi, prossima! aspettate un attimo, ci sono anch'io! Volevo ringraziarvi, spero di non avervi annoiato con le mie domande e ricordatevi, fate scelte sostenibili!